Benvenuti in un nuovo Makeup O'Clock, io sono Francesca e oggi faremo un makeup super colorato. Ho voglia di colore oggi, ho voglia proprio di primavera e di energia e infatti ho già preparato due palette, poi vedremo se utilizzeremo entrambe o soltanto una, però in teoria le palette che vorrei utilizzare sono due dello stesso brand, ossia Anastasia Beverly Hills. Una è quella in collaborazione con Alyssa Edwards, che sicuramente avrete già visto. L'altra invece nuova per me perché mi è arrivata giusto ieri è la Norvina Volume 2, guardate che bella! Meravigliosa. Ho le labbra sempre molto secche, quindi prima cosa procediamo con loro e inizierei proprio da un lip balm. Utilizzo Badger, che è un lip balm biologico vegano. Personalmente mi piace perché lascia le labbra molto morbide. Procediamo con il viso e utilizzo il Bare With Me di NYX ed è quella base con una consistenza molto particolare, molto gelatinosa. E lo prelevo con il dito. Per le sopracciglia utilizzo un prodotto Benefit, il Brow Styler. Lo utilizzo in un modo molto delicato, quindi vado a creare il pelo senza riempire troppo. Prima passo la parte in cera e poi utilizzo la powder. Si potrebbe fare anche il contrario, quindi questo va un po' a gusto e come uno si trova meglio. La powder è bella strong, appunto, per questo vi dicevo, la utilizzo in un modo molto delicato senza fare troppa pressione. Il primer si è quasi del tutto asciugato, quindi tornerei proprio al viso. Come fondotinta userò Hello Happy nella colorazione 7. Dato che farò un make-up colorato, ombretti colorati, ho deciso di stoppare con la base e procedere con gli occhi. Utilizzerò la base di Revolution, soprattutto ideata per la Cat Crease, come base totale su tutta la palpebra. Quando utilizzo colori molto accesi mi piace che ci sia una base molto chiara sotto, soprattutto quando utilizzo gli ombretti gialli, alcuni gialli non mi si vedono proprio. Prendo un colore tranquillo, un marrone chiaro, dalla palette di Alyssa Edwards e lo stendo come colore di transizione. Con un pennello a penna prelevo questo blu che sembra quasi un verde bosco, quindi è tra un blu scuro e un verde bosco. Sì, ok, sull'occhio è blu. E lo stendo nell'angolo esterno, portandolo anche un po' avanti. Con un pennello piatto utilizzo questo arancio matte, super pigmentato, nella palpebra mobile. Non in tutta, diciamo fino a metà. Con un altro pennello piatto utilizzo D3, che è questo fucsia sempre matte, e lo metto nella parte in cui non avevo messo l'arancio. Quindi continuo la palpebra. Come eyeliner e nella rima interna dell'occhio utilizzerò questa matita nuovissima di NABLA, Arrow nella colorazione 2. La stendo direttamente, poi vado a sfumarla con un pennellino da eyeliner. Come punto luce utilizzo C1 nell'angolo interno dell'occhio. Mascara utilizzo il Super Fun di Smashbox. Per le mie ciglia super super sfigate non è male. Come correttore utilizzo qualcosa di molto leggero, cioè il correttore Accor Parfait o True Match di L'Oreal. Faccio un leggerissimo contouring con la palette di NYX, la palette di contour, e utilizzo questo marrone freddo. Opacizzo il viso con la Banana Dreams. Come blush utilizzo Extreme Blush di Pupa. Nella colorazione 20, no, 200. Blush molto glow, non so se notate. Come illuminante Dandelion di Benefit. Lo adoro perché ha un effetto bagnato, ha una polvere sottilissima, quindi una lucentezza molto sottile che mi piace, appunto, effetto bagnato. La colorazione è pescata. Ragazzi, sto notando che alla fine il make-up risulta quasi più autunnale di primaverile, però mi sono fatta trasportare dai colori e questo è il risultato. Cerchiamo di, appunto, ritornare alla primavera con le labbra, quindi ho deciso un colore un po' più fluo. All'inizio volevo utilizzare Natural Born Leader di MAC, poi ho pensato a qualcosa di più acceso. Dopo aver tolto il lip balm con una velina,
tendo il rossetto a lunga durata di pupa, che ha due fasi diverse, ha il colore da una parte e il gloss dall'altro. Questa è la colorazione 020. Il colore mi fa impazzire, l'applicatore invece è un goccino meno perché ha tante setole e quindi rende un pochino più difficile il contorno. Rischia di far sbavare il rossetto. Ora che si è asciugato posso passare il secondo step, il gloss. Questo è il make-up completato, spero vi piaccia e spero di avervi tenuto compagnia. Vi ricordo, se non siete ancora iscritti al canale, di iscrivervi e di cliccare sulla campanellina e di seguirci anche su Instagram perché facciamo tantissimi contenuti anche lì. Noi invece ci vediamo molto presto con un nuovo video. Ciao!